Una colomba bianca con un ramoscello verde d'olivo è il simbolo della lista Pace Terra Dignità che il giornalista Michele Santoro ha lanciato ieri all'Aquila e Pescara in vista delle prossime elezioni europee. Michele Santoro, ieri sera dal palco del Cinemateatro Sant'Andrea di Pescara, ha lanciato la sua lista Pace Terra Dignità, alla quale hanno aderito Rifondazione Comunista, Mera 25 Italia e il Movimento Equità Territoriale. Una sfida per la pace nel segno dell'affinità intellettuale con l'unico vero leader dell'Occidente, ovvero Papa Francesco. Noi di Pace Terra Dignità mettiamo al centro la lotta attiva contro la guerra, in un contesto che ci vede tutti sull'orlo di una tragica guerra mondiale, fatta di stragi e di ordigni sempre più micidiali. L'obiettivo della pace ci riguarda direttamente. Non è cioè una questione circoscritta alla Palestina o all'Ucraina, dove si muore senza misericordia. Sul palco del Teatro Sant'Andrea, gremito in ogni ordine di posto, anche Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato alle prossime elezioni europee. Due belle notizie: la richiesta alla Camera preliminare del Tribunale dell'Aia di emettere mandati di arresto per Netanyahu e per il leader di Hamas, e il nuovo appello concesso ad Assange in Gran Bretagna. Le ha definite così Michele Santoro nel pomeriggio all'Aquila, in piazza Regina Margherita, dove ha incontrato i candidati alle europee della lista Pace, Terra e Dignità, Ilaria Leonardis e Paolo Della Ventura. La mia avventura politica è partita dalla necessità di raccontare alla gente diversi punti di vista della realtà. Oggi il giornalismo italiano è così uniforme che rincorre sempre la necessità di trovare un nemico contro cui scagliarsi, è aggiunto ancora Santoro. Per essere presenti sulla scheda elettorale in tutte le circoscrizioni, Pace Terra Dignità ha raccolto oltre 100.000 firme in meno di un mese. Un risultato importante, ha sottolineato Santoro, reso possibile grazie al lavoro di numerosi volontari e alla risposta positiva dei cittadini. Michele Santoro, promotore insieme a Raniero Lavalle dell'appello che ha dato vita alla lista, è capolista in tutte le circoscrizioni. Noi di Pace Terra Dignità, è stato detto infine, siamo contro l'autonomia regionale differenziata, contro le manomissioni della Costituzione, contro le disuguaglianze territoriali, come pure contro il riemergere sempre più evidente della cultura fascista e semifascista e delle pratiche autoritarie.